Facoltà di intervenire, la ringrazio. Grazie Presidente. È il caso di celebrare, Presidente, oggi una ricorrenza importante, che è quella della 50ª votazione di fiducia che effettua il Parlamento italiano con questo governo. Il governo dei migliori, o presunti tali, in realtà governo dei renitenti, quantomeno renitenti al dibattito parlamentare, ci propina la 50ª votazione di fiducia su un argomento assolutamente importante e consistente, qual è quello del cosiddetto decreto riaperture. Bene, colleghi, da sempre nel corso di questa pandemia, per innumerevoli volte, abbiamo posto l'attenzione sulla necessità di rivedere le misure sanitarie e farla finita con le misure restrittive. Sono passati gli anni rispetto all'inizio della pandemia, l'atteggiamento, la postura, come direbbe il Presidente Draghi, è sempre la stessa. Questo provvedimento è un provvedimento che continua ad operare sulle misure restrittive e trascura le misure importanti di natura sanitaria, ormai assolutamente evidenti a tutti tranne che al governo. E come lo fa nelle misure restrittive? Lo fa, ad esempio, all'articolo 1, prevedendo addirittura che possano essere emanate ancora e fino al 31 dicembre ordinanze di protezione civile su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, comunicate alle Camere, quindi, come dire, all'insaputa delle istituzioni. E questo è veramente grave, veramente paradossale, posto che ormai è evidente che di queste misure ne abbiamo piene le orecchie. Altro argomento è quello illustrato correttamente a denti stretti, collega Romeo, me ne dispiaccio, mi auguro che la sua dentatura non ne abbia a soffrire, anche se continuare a dover fare interventi a denti stretti mette a rischio l'assetto della propria dentatura, rispetto alle benedette mascherine. Perché se il responsabile, collega Presidente della Commissione Sanità, se il responsabile della prevenzione del Ministero dice di non avere evidenze scientifiche in grado di sostenere la necessità dell'uso delle mascherine, allora, come dire, la risposta al collega Romeo gliela do io. È evidente che si vuole continuare col bavaglio, quello mediatico e anche quello simbolico, perché il mondo si muove sui simboli e la mascherina comincia a diventare un simbolo. Ancora misure restrittive, quindi, a scapito di quelle sanitarie. Ma quelle sanitarie ormai, colleghi, le conoscete, sono quelle che abbiamo ripetuto mille volte. Quindi terapie domiciliari, sanità territoriale, protocollo Covid anche per gli ospedali. Ancora oggi non esiste un protocollo Covid specifico per i ricoveri ospedalieri, non dico per le terapie domiciliari, dove ancora esiste il famoso protocollo tachipirina e vigile attesa. Serve di fare il nuovo vaccino, collega Sileri. Io apprezzo la sua presenza, la sua costanza e mi auguro anche che la sua dentatura resista. Però credo che sia ormai divenuta paradossale questa circostanza, che addirittura nella comunità scientifica ormai tutti si interrogano sulla necessità di un nuovo vaccino e sulla inopportunità di chiamare alla quarta dose, posto che a ottobre probabilmente saremo costretti a chiamare alla quinta dose, mi auguro col vaccino nuovo che tiene conto delle varianti. E qualcuno dovrebbe anche spiegare a noi poveri parlamentari, all'insaputa dei quali continuano ad essere adottati i provvedimenti, a che cosa sono serviti questi 10 vaccini a testa che l'Europa ha acquistato dalla
dalle grandi aziende produttrici che fanno bilanci esorbitanti. Va accresciuta la capacità di vigilanza e di profilassi. Rispetto a questo, il parere della Commissione Sanità porta una nota che io ho apprezzato, anche se evidentemente non sufficiente per portarci a votare quel parere. Vanno adottati provvedimenti sulla scuola, piuttosto che costringere a imbavagliarsi i ragazzi sopra i 6 anni, per fortuna, almeno sopra i 6 anni, per ore e ore, provvedere con una spesa assolutamente minima rispetto a quella che avete effettuato per i tanti investimenti sulla scuola. Me ne viene in mente uno, ve la lascio a voi, vi lascio a voi indovinare, non voglio veramente perseverare, insomma, non voglio continuare a parlare della solita vicenda dei banchi a rotelle. Ecco, dico, a proposito di questo, provvedere la ventilazione, posto che il virus a settembre-ottobre si ripresenterà, ma si ripresenterà anche quello influenzale, la ventilazione meccanica delle aule è stato dimostrato che è in grado di abbattere l'80% della trasmissibilità, cosa che il vaccino non è in grado di garantire, perché il vaccino è stato in grado di garantire i minori ricoveri, i minori decessi, probabilmente, anche se di questo parleremo, i minori ricoveri in terapia intensiva, ma non ha coperto rispetto alla trasmissibilità del virus. Bene, provvedere alla ventilazione delle aule, che sono ancora classi pollaio, è e sarebbe assolutamente importante per abbattere la trasmissibilità di oltre l'80%, è stato dimostrato. Qual è il bilancio di queste riaperture? Oggi ho sentito gli interventi dei colleghi, siamo pronti a fare un bilancio di questo periodo drammatico che l'Italia ha attraversato. Bene, i bilanci sono presto fatti, collega Sileri. Abbiamo 20 milioni di prestazioni sanitarie sospese, un'enorme mole di sanità negata. Un italiano su 3 aspetta una prestazione sanitaria e la aspetta probabilmente da mesi, se non da anni. Abbiamo le regioni allo stremo. Colleghi, sapete quant'è il disavanzo delle regioni rispetto alle spese Covid anticipate dalle regioni con i bilanci delle regioni? 8 miliardi e mezzo di euro. È a tanto ammonta la cifra anticipata dalle regioni rispetto alle spese Covid, solo in minima parte rimborsate dallo Stato. I finanziamenti Covid ammontano a circa 5 miliardi complessivamente nei 2 anni. Le spese delle regioni ammontano a oltre 13 miliardi nei 2 anni. Ci sono regioni come la Regione Lombardia che ha speso nel 2021 1 miliardo e 700 milioni, nel 2022 1 miliardo e 77 milioni. Regioni come il Lazio hanno speso 870 milioni nel 2021, 840 milioni nel 2022. Queste spese sono per l'80% a carico del bilancio regionale. Capite che cosa significa rispetto alle prestazioni sospese e alle liste d'attesa se le regioni sono allo stremo dal punto di vista finanziario, perché lo Stato ha fatto bancomat con i bilanci regionali e non si impegna a restituire le spese anticipate con il Covid? È drammatico quello che ci aspetta rispetto a questo quadro. Il bilancio principale però di questo periodo, e qui voglio dire alla collega Boldrini che la direzione di marcia non è questa, ma veramente non è questa. Il bilancio però più drammatico, colleghi, che il governo registra dopo tutto questo periodo di pandemia è il più basso prodotto interno lordo, cioè il maggior abbattimento di prodotto interno lordo rispetto alle economie occidentali a conseguenza delle misure restrittive adottate, che impediscono anche il recupero dei livelli pre-Covid.
Oggi il Sole 24 Ore titola: l'Italia all'ultimo posto per il recupero dei livelli pre-Covid di PIL. Ma soprattutto, cosa veramente drammatica, è che noi registriamo ancora oggi il maggior numero di decessi rispetto all'epidemia del Covid. Su questo si può discettare quando si vuole, si può dire che si può dire di tutto e di più, ma tutte le riviste e la comunità scientifica accredita l'Italia ai vertici delle classifiche per decessi Covid. E allora smettetela di dire che la direzione di marcia è quella giusta, perché se questa è la direzione di marcia, evidentemente voi portate l'Italia a sbattere. Oh, chiudo, Presidente, ringrazio della disponibilità e chiedo ai colleghi della maggioranza, anche ai relatori, ma per quale motivo l'Italia è rimasta l'ultima nazione europea a non comporre una commissione? Il microfono. Per quale motivo l'Italia è l'ultimo paese rimasto? Di che cosa avete paura? L'Italia ha avuto commissioni d'inchiesta in tutte le legislature, tranne questa e la precedente. Perché non volete comporre una commissione d'inchiesta che va a vedere che cosa è accaduto nel nostro sistema sanitario nazionale con l'emergenza Covid? Ce lo dovrete dire e dovrete spiegarlo soprattutto agli italiani. Grazie.